grande visione del futuro ha molto a che fare con quelli che sono i limiti che ci impone la natura, ok? E io credo che, io vedo due possibili modi di arrivare allo stesso futuro, e sarà un futuro in cui la sostenibilità sarà l'unico parametro veramente importante, e ci possiamo arrivare in due modi, o con una catastrofe o con la cultura. Dunque, in questo disegno mi sono trovato a dover rappresentare tutta una serie di suggestioni che vengono fuori da un dialogo virtuale che ho avuto con un numero considerevole di scienziati che hanno ognuno la propria visione del futuro. E se c'è una cosa, diciamo, che mi ha subito colpito, ma più per una questione di limite mio culturale, ecco, forse, che sono molto attaccato a una tecnologia visibile in qualche modo, e loro invece hanno stressato molto l'idea del fatto che la tecnologia come la concepiamo sparirà, che è una cosa che io francamente ho sempre cercato di, cioè non ho mai condiviso particolarmente anche nella fantascienza, proprio perché è una cosa che non ho mai affrontato con poi graficamente, perché non fa parte, diciamo, del mio scenario ideale. Mi sono molto divertito invece a doverla affrontare, no, in questo disegno. Abbiamo questi monitor che sono fissati qui sul disegno, e sono tanti, ognuno appunto include una visione del futuro, e quindi di base comunque già mi sono servito di questo oggetto, inteso, diciamo, metaforicamente come una porta su un possibile futuro, no? E comunque come un oggetto che già di per sé alla fine è un piccolo assistente tecnologico che ci informa su una serie di possibilità del nostro futuro. E siccome si parla di bambini felici e di grandi possibilità, no, per l'umanità nel futuro, di tante possibilità diverse, ho proprio provato a moltiplicare l'idea che questi display rappresentano, ovvero che ognuno di questi rappresenta uno dei possibili futuri, no? Non sicuramente il futuro certo che avremo a disposizione. E quindi l'idea che adesso qua ne abbiamo, non so quanti sono, 7, 8, non vi saprei dire il numero esatto, però l'idea che secondo me il nostro futuro è fatto di 100.000 possibilità, 100.000 possibili preveggenze, tutte assolutamente realistiche e possibili, ma solo una poi sarà il nostro futuro, vero? E il fatto che le prossime generazioni avranno tutti accesso a queste informazioni e potranno scegliere il loro futuro, ho voluto rappresentare appunto dei ragazzi, no, che hanno parte di questa tecnologia di cui loro parlano addosso, e parte di questa tecnologia che è attorno a loro, segnalata appunto come una serie di punti d'accesso al loro destino, disposti nel mondo, e possono sceglierlo, giocarci, correrci attorno e poi disegnare il loro futuro, ok, con le azioni che facciamo tutti i giorni, insomma.